l'inferno. Progetti, un testimonial d'eccezione e un mare che fa sognare d'inverno ed estate. Marotta è pronta a ritagliarsi un ruolo sempre più da protagonista e lo farà con un nuovo direttore artistico di una serie di eventi locali, Enrico Ruggeri. Mare, mare. L'annuncio è stato dato questa mattina nella sede della Croce Rossa durante la conferenza stampa di presentazione del nuovo gruppo OTMM, ovvero Ospitalità e Turismo Marotta e Mondolfo, che unisce ben 19 strutture ricettive del territorio. Il comitato ha consegnato un riconoscimento al cantautore presente per l'occasione per l'importante opera di promozione della città. Ma Ruggeri ha accettato una sfida importante, la direzione artistica, tra l'altro lei ha un forte legame ormai dall'adolescenza con Marotta e Mondolfo. Sì, ho un forte legame affettivo perché è il posto del mio approccio alla vita, le prime vacanze, le prime fidanzatine, i primi amici che sono ancora quelli di oggi, per cui un posto importante. Poi un posto del quale ci si innamora. Io non ho mai conosciuto nessuno che dicesse sono venuto a Marotta una volta e non mi sono trovato bene e non sono più tornato. Purtroppo ogni tanto conosco qualcuno che mi dice Marotta, ah sì, te ne sento, ne parli sempre, e Nicola Savino fa la tua imitazione citando Marotta, ma dov'è Marotta? Ecco, ogni volta che qualcuno mi dice così, per me quella è una piccola sconfitta alla quale porre rimedio. E per cui io ho semplicemente raccolto l'invito di alcuni amici che mi hanno detto di mettere la mia esperienza a vantaggio di Marotta. E io posso farlo organizzando delle cose, aiutando, dando consulenze, raccontando qualcosa sulla musica, perché poi insomma il mio settore è la musica, sicuramente renderemo Marotta insomma una città un po' più vicina alla grande musica, immagino se hanno chiamato me al rock, alla musica d'autore, a cose di questo genere. Prendendo un po' le sue parole, ha detto che si pare dovrebbe alzarsi un po' prima e sì, chiudersi certo, un po' un altro più tardi. Problema di Marotta, te lo dice uno che ha scritto Il mare d'inverno, qui che ha anche tratto vantaggio dal fatto che Marotta d'inverno sia, come dire, sparisca un po' tutta la gente, però adesso Il mare d'inverno l'ho scritta. Adesso pensiamo a rendere Marotta un posto nel quale magari si comincia ad arrivare a marzo e si va via a ottobre. Soddisfatto il comitato che ha ringraziato l'artista, diventato 5 anni fa cittadino onorario del comune di Mondolfo. L'associazione che riunisce hotel, alberghi e bed and breakfast si impegnerà anche sul fronte delle prenotazioni mediante un sistema denominato HSM che permetterà di smistare le prenotazioni dei turisti. Se ad esempio un albergatore non ha stanze disponibili, condividerà la richiesta con i colleghi che a loro volta inseriranno i preventivi sul database. In questo modo, ha spiegato il presidente Guerrero, riusciremo ad accogliere tutti, collaborare insieme e uniti sarà un successo. Gli obiettivi sono semplici: destagionalizzazione, promozione del territorio e l'unione. L'unione non solo tra di noi, ma l'unione anche con tutte le altre attività sociali, le associazioni e l'amministrazione. Di persone che si uniscono con un ospite d'eccezione. Sì, un ospite d'eccezione che è Enrico Ruggeri, che oggi verrà premiato, daremo una targa. Come dicevo, uno degli obiettivi primari è la promozione. Enrico è da anni che anche quest'anno ci ha fatto un video come lacrime nella pioggia, va in tutte le televisioni, tutte le radio, continua a promuovere Marotta, quindi era doveroso dare questo premio a Enrico. E ha colto l'occasione per fare una richiesta ben precisa all'artista? Sì, ho approfittato diciamo del legame, avevamo questo sogno un po' tutti di Enrico Ruggeri, direttore artistico di Marotta, è fatta, ha detto sì, quindi sì, 2021 Enrico Ruggeri direttore artistico.